Dottor Ambrosetti, lei ha contribuito a far crescere generazioni di imprenditori negli anni, divenendo brand riconoscibile nel mondo. Ecco, quale fu lo stimolo a iniziare il suo percorso? Lo stimolo l'ho avuto sin dagli Stati Uniti 1959-1960, che quando sono andato in questa università importante, poi sono stato a visitare tutte le più grandi multinazionali americane, ho imparato tantissimo e lì ho imparato tra l'altro che il mondo sarebbe già diventato sempre più internazionale, che l'accelerazione avrebbe ridotto i cicli di vita di prodotti, anche di conoscenze e competenze, che ad un certo punto l'accelerazione avrebbe anche provocato una sorta di necessità di innovazione continua. Io poi avevo una visione della mia carriera ambiziosa e quindi ho fondato tutto sull'innovazione. E poi quando mi hanno dato la borsa di studio, poi ho capito che l'inglese e non quella stupidaggine chiamata Esperanto sarebbe diventata la lingua franca per comunicare con il mondo. Ho capito purtroppo che dovevo lavorare tanto. E sempre a livelli di grande eccellenza qualitativa. Quando mi hanno dato la borsa di studio, mi hanno detto: la diamo perché abbiamo imparato che lei, quando viene buttato fuori dalla porta, entra alla finestra e non si arrende mai. E questo è un altro tipo di indicazione su come io ho improntato la mia vita ed è un suggerimento per i giovani: mai arrendersi. Da oggi lei è grande guglia della Grande Milano alla carriera, una grande responsabilità. Quali valori della nostra Carta dei Valori l'hanno maggiormente colpita? Io ho detto alla dottoressa Mainini che sin dall'inizio della nostra attività avevo capito che avere dei valori era assolutamente fondamentale. Perché? Perché adesso, come lei mi insegna, il mondo è invaso da migliaia di informazioni ogni momento. La reputazione si costruisce in una vita, basta un errore per perderla. Siccome io non volevo perdere la mia reputazione ed ero ambizioso, allora io continuavo a predicare flessibilità, 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 flessibilità. Poi ho capito che ci doveva essere un confine alla flessibilità ed erano i valori che noi abbiamo, sono anche nella mia biografia, indipendenza. Professionalmente uno è rispettato se riesce a lavorare in modo neutrale, cioè indipendenza dalla politica, indipendenza dagli sponsor. Da noi gli sponsor erano proibiti sin dal primo giorno. Avremmo potuto fare guadagni infiniti se avremmo consentito che qualche gruppo poteva mettere il suo marchio vicino alle cose di Villa d'Este. E poi indipendenza da azionisti terzi. Perché con gli azionisti terzi lei deve sempre fare compromessi tra entità che hanno esigenze diverse e quindi non sono allineate, non sono integrate. Ricerca continua dell'eccellenza. Allora qui c'è da distinguere benissimo tra lavoro professionale e lavoro dipendente. Un dipendente lavora negli orari di lavoro che sono stabiliti nello statuto, nel contratto, eccetera. Per un professionista questo è da scordarselo. Il professionista può fare mezze giornate, giornate intere senza avere niente da fare, ma gli orari suoi sono quelli richiesti dalle esigenze del cliente. Anche gli weekend, anche Natale, anche la sera dopo cena. Allora, l'eccellenza è qualcosa che si deve perseguire con tutte le forze, ma che non si raggiunge mai, perché ogni giorno a causa dei cambiamenti l'eccellenza cambia significato, cambia obiettivo, cambia contenuto.
Quindi l'eccellenza è qualcosa che ci impegna sempre e non ci lascia mai tranquilli e riposati. Un'ultima domanda, che consiglio si sente di dare alle giovani generazioni? Io ho sempre creduto nella meritocrazia. Meritocrazia vuol dire competizione continua. La meritocrazia è quella che fa emergere i talenti, che fa emergere anche i talenti di famiglie povere. Uno Stato che è ben impostato aiuta questi talenti che altrimenti andrebbero persi. In questa epoca la competizione è sempre più forte. Può piacere o non piacere, ma l'educazione, la scuola, eccetera, devono educare ad essere competitivi, perché la vita è sempre più competitiva. Poi bisogna non essere persone che, come sono tanti, che non studiano, non lavorano. E io sono contrario, per esempio, all'assistenzialismo, perché meritocrazia è il contrario. Allora, l'assistenzialismo non vuol dire che chiudo gli occhi o le orecchie per la gente veramente povera, però distingo se la povertà non è colpa della persona, allora va aiutata. Ma se la povertà è colpa di errori stupidi, di pigrizia, allora non è solo assistenzialismo, nel senso peggiore del termine. Quando io ho capito dove andava il mondo, ho inventato il servizio leader del futuro per i giovani. Per un giovane il porto è chi vuol diventare ed essere entro quando. Cioè, qual è il suo sogno? Manca anche al paese adesso, con l'avvocato Mainini ed altre persone, stiamo proprio lavorando sulla visione del futuro del nostro paese che manca. Allora, quando noi intervistavamo i giovani, all'inizio della scuola, si iscrivevano alla scuola, saltavano fuori dei casi che alcuni giovani avevano già cominciato a lavorare o a studiare da anni. Quando con loro si era definito il porto, saltava fuori che la gran parte degli studi o dei lavori non erano sulla strada del porto di Seneca. Tempo perso, perché una persona non riesce a capire esattamente chi è fino a 30 anni, e i 30 anni si raggiungono subito. Poi purtroppo, ecco la durezza della vita adesso, e la durezza per un giovane, l'impegno, a 45 anni è già tempo del bilancio finale, perché è pressoché impossibile o rarissimo che ci siano persone che si reinventano a 45 anni. Sono persone sulla corsia del lavoro che hanno intrapreso. Sono persone che non possono magari diversificare, possono magari innovare, ma sono sempre in quel lavoro lì. E quindi non c'è tempo da perdere, non c'è tempo da perdere. Allora, in che cosa consisteva quel servizio? Consisteva nel fatto che c'erano delle sessioni sui temi più importanti con i relatori più famosi al mondo. Poi consisteva nel fatto che c'erano dei colloqui semestrali in cui si definiva il porto e poi periodicamente si vedeva che progresso era stato fatto verso il porto. Perché questo significava, naturalmente tutto questo aiutato da un vero esperto degno di tal nome. Il giovane è lasciato solo, spesso non. Poi dei discorsi, dei viaggi all'estero. Noi facevamo fare a questi giovani viaggi, per esempio, negli Stati Uniti, Silicon Valley, Google, eccetera, eccetera. Date le relazioni che avevamo, loro andavano là e questi si aprivano e dicevano quali erano le innovazioni che avevano in preparazione. Poi un altro viaggio è stato l'Unione Europea,
con visita alla Commissione europea, con visita al Parlamento europeo, con visita alla Banca Centrale europea, con visita al Consiglio di Stato, che è il vero organo che comanda. Oppure Israele, per andare a capire quali sono i conflitti in casa tra arabi e israeliani. Oppure in Cecoslovacchia, dappertutto, ogni anno un viaggio. Una persona intelligente che l'avvocato Magnini conosce, che si chiama Giulia Governa, era figlia di un banchiere di una piccolissima banca del Piemonte, Savignano, Banca Popolare. Lei non voleva venire, il padre era lungimirante, perché se io faccio crescere mia figlia in questo paesino, mia figlia non andrà lontano. Come la figlia era intelligente, brava, bravissima a scuola, lei era un po', aveva paura di andare a inserirsi a Milano. Dopo ce l'ha fatta. Un giorno dopo il viaggio negli Stati Uniti, per caso proprio a Villa d'Este, la trovo lì, seduta con in mano la testa. Dico, ma Giulia, c'è qualche problema? Dice, no, mi ha cambiato il mondo. Risultato che nessuno di quelli che hanno frequentato quei tipi di corso lì, che aprivano la mente, eccetera, eccetera, è rimasto disoccupato neanche per un'ora. Ma tutti quelli che si sono occupati sono andati a finire in alto, in alto, in alto. Perfetto, quindi coraggio e poi avere ben presente il porto di Mosca. Grazie, dottor Magnini. Prego, grazie a lei.